Paolo Balduzzi. Ben trovato Paolo e grazie per essere qui con noi. Grazie, grazie a voi, buona giornata. Perché è proprio a tua firma questo approfondimento, proprio sulla voce.info, che è condono nel decreto sostegni. Che urgenza c'era? Al primo vero CDM il governo Draghi approva un decreto della legge del valore di 32 miliardi. C'è anche l'ennesimo condono fiscale, un messaggio negativo per i contribuenti onesti, benché il provvedimento non sia privo di razionalità. Insomma, è un tema sicuramente delicato. Che cosa non ti convince, evidentemente, dato che insomma la domanda che ti poni, che urgenza c'era, prevede qualche cosa che diciamo non ha riempito insomma la tua insomma non ti ha convinto fino in fondo, ecco. No, ma devo essere sincero, mi sono posto la domanda come principio, come diciamo, come cittadino, ma anche come economista che capisce come funzionano gli incentivi, non che si debba essere economista per capirlo. È evidente che il condono non è che sia proprio una di quelle misure simpatiche, no? Perlomeno per chi paga sempre le imposte. Ripetere i condoni nel tempo dà un'idea agli evasori che prima o poi la scappatoia arriverà e quindi in qualche modo incentiva l'evasione fiscale, certo la contrasta. Questa è la posizione generale. Mi sono posto la domanda in questo caso perché il contenuto del decreto fa riferimento a delle cartelle decisamente molto vecchie, quelle del 2000, quindi sono 21 anni fa, si arriva fino al 2010, è un anno in cui insomma, diciamo, cominciano a non essere troppo vecchie. E cosa vuol dire che le cartelle sono troppo vecchie? Vuol dire che è sempre più difficile ottenere quei soldi. Se ci sono dei soldi che non sono stati riscossi tra il 2000 e il 2010, c'è sicuramente qualcosa che non va nell'amministrazione fiscale italiana, ma dopo 20 anni in generale è possibile considerare quei soldi sostanzialmente persi. Allora, c'è una certa razionalità economica in questo e c'è forse anche una certa razionalità politica. Draghi è Presidente del Consiglio, in un governo di coalizione, ci sono dei partiti di coalizione, sicuramente Forza Italia, sicuramente la Lega, che avrebbero voluto un condono addirittura più ampio, quindi si trattava di trovare una via di mezzo. Ma alla fine la risposta che mi sono dato è che no, non è stata una buona idea e quindi ho argomentato diciamo, la mia risposta su diverse linee, la linea certamente del principio, alla fine non è mai un buon esempio, ma ho provato a utilizzare anche una linea più costituzionale, diciamo, più legata al diritto, che fa riferimento a questo. Ammettiamo pure che ci sia della razionalità in tutto questo, perché quei soldi non sono più esigibili. Ma che senso ha mettere questo condono all'interno di un decreto legge? Il decreto legge è tale se ha una urgenza giustificata. Allora, in questo paese, in questo momento, c'è un'urgenza legata ai vaccini, di sicuro c'è un'urgenza legata al ristoro delle risorse per le persone che hanno perso un lavoro, hanno ridotto la loro attività economica, e c'è questo nel decreto, la necessità del blocco, o meno, si può discutere, ma insomma la necessità di proteggere il posto di lavoro, ma non c'è certo l'urgenza di scorporare di scartare dall'amministrazione fiscale le cartelle di 20 anni fa. Insomma, se siamo ancora qui a parlarne vuol dire che non è che ce ne siamo proprio occupati tutti i giorni, quindi magari potevamo anche non inserirlo in questo decreto. Ecco, secondo me manca proprio una base costituzionale all'inserimento di questo condono all'interno del decreto. Poi io non sono un giurista, non sono un costituzionalista, sono un grande appassionato della Costituzione, non so neanche se è possibile per qualcuno in Parlamento eccepire, come dire, sollevare la questione di costituzionalità rispetto al contenuto, al singolo contenuto, al singolo articolo, ma a me sembra una via anche utilizzabile. Peraltro lo dico nell'articolo e lo leggevo poco fa, questo condono è un cavallo di Troia di fatto, perché è vero che Draghi innanzitutto è stato molto onesto, questo l'ho apprezzato molto, cioè non ha utilizzato la solita espressione tanto cara a certi partiti, è la pace fiscale, è un patto tra i cittadini, no, è un condono fiscale, ok? Lo chiamiamo con il suo nome, è un condono fiscale, ma lui dice
di entità molto limitata, compreso negli anni tra il 2000 e il 2010, solo per coloro che hanno un reddito inferiore ai 30.000 euro nel 2019 e quindi appunto di entità molto limitata. Ma essendo un decreto legge che nei prossimi 60 giorni dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, il Parlamento ha un gancio all'interno del decreto per cambiare questi termini. E se è vero che i partiti a favore di un'espansione del condono sono Forza Italia, la Lega e forse anche un pezzo del Movimento 5 Stelle, è del tutto plausibile che i numeri per cambiarlo ce li hanno. Poi che lo facciano davvero non lo so, perché ci sono comunque degli equilibri di maggioranza da rispettare. Ma intanto è stato messo questo articolo, l'articolo 4, se non mi ricordo male, in questo decreto. Su cui ci si potrebbe attaccare per esempio, portare il limite del condono non al 2010 ma al 2015 e per magari togliere il tetto del reddito di 30.000 euro. Quindi, insomma, io me lo sarei francamente evitato. Chiaro, chiaro il discorso, insomma il tuo punto di vista, Paolo. Stiamo parlando con Paolo Balduzzi, editorialista del Messaggero e autore appunto sulla voce.info dell'approfondimento condono nel decreto sostegni che urgenza c'era, che poi insomma è anche il titolo che vi stiamo proponendo appunto da qui, insomma in diretta su le fonti. Senti, già che stiamo parlando di governo, io ti chiedo anche che idea ti sei fatto del cambio di passo, del cambio di segretario, soprattutto quello del Partito Democratico, e cioè via Zingaretti, il quale ha proprio dato le dimissioni dicendo mi fa schifo, parole sue, il mio partito dove si pensa solamente alle poltrone, e ecco Enrico Letta, che insomma qualcuno sin da subito ha indicato come possibile, insomma, nuovo come possibile erede, ecco, di Zingaretti. Qualcuno dice, ed è quello che abbiamo riportato anche noi, nuovo segretario, vecchi problemi, come a dire, c'è un problema di fondo che riguarda questo movimento che non si cambia cambiando il segretario, che cambia peraltro alla velocità con cui cambiano più o meno i governi, i presidenti del Consiglio italiani, ma insomma con una sorta di azzeramento forse dei vari dirigenti che aveva provato a fare in qualche modo Renzi, poi però abbiamo visto che fine ha fatto. Beh, insomma, comunque sia, la sostanza è bene con un nuovo segretario, ma alla fine si tratterà sempre di in qualche modo riuscire a gestire un partito troppo grande con troppe teste pensanti e quindi con troppi compromessi affinché insomma possa essere in qualche modo apprezzato dagli elettori, perché poi alla fine l'obiettivo finale rimane quello. Che idea ti sei fatto? L'ho fatta un po' lunga, Paolo, scusami. Che idea ti sei fatto di questo cambio di segretario e della gestione che insomma ne è seguita nelle successive settimane? È sempre un po' difficile parlare delle questioni interne ai partiti perché poi uno non sa bene se commentare, come dire, rispetto all'utilità che ha questo cambio per il partito in sé o che utilità ha questo cambio per il paese in sé, che è la cosa Certo. più interessante. Però per quanto riguarda il partito, un po' mi stupisce, anche qui bisogna esserci dentro nelle dinamiche, capire cosa è successo, ma mi stupisce che uno che fa politica da una vita come Zingaretti, a sua volta si stupisca che in politica si parla di cariche, no? Mi viene da pensare, ma dove sei stato fino Ok. adesso? Cioè, si parla proprio di quello adesso. Insomma, c'è tutto, c'è naturalmente il discorso dei valori, del programma, ma se uno fa politica, ma anche solo a livello comunale, la questione di parlare di chi fa che cosa c'è sempre, e quindi è proprio una costante della politica. Quindi, come dire, scandalizzarsi di questo mi sembra un po' stupefacente. Letta è un bel personaggio, devo dire, ha un profilo decisamente molto elevato, non è un esterno, ecco, non è una personalità esterna, non è neanche una personalità nuova, insomma. Qualcuno se lo ricorderà, no? Aveva sfidato Veltroni nel 2007 alle prime primarie del Partito Democratico, è già stato presidente del Consiglio, poi insomma, ho dovuto lasciare lo spazio in malo modo a Renzi.
pone sul tavolo dei temi che mi sembrano anche interessanti, un po' innovativi, un po' non dico rivoluzionari, ma cui magari non si parla sempre. Ha riposto ancora la questione della legge elettorale, per esempio, prendendo la vocazione maggioritaria con cui è nato il Partito Democratico, che mi sembra una certa novità in questo periodo in cui sembrano andare tutti di nuovo verso il proporzionale. Ha posto la questione, per esempio, dell'Erasmus, forse più una provocazione, obbligatorio per chi fa le superiori. Una questione sul voto ai sedicenni, peraltro ne aveva parlato lo stesso Letta un paio d'anni fa, è un tema che mi interessa molto, mi sta molto a cuore. Io, per esempio, sostengo questa proposta, non solo questa, ma in generale mi sembra un'attenzione verso i giovani che finora non ho visto tanto, poi chiaramente bisognerà vedere se questi proclami diventeranno vere e proprie proposte. La questione femminile anche, che mi sembra avere posto, mi entusiasma un po' di meno, non perché non veda che ci sono delle discriminazioni a favore delle donne, ma mi sembra proprio quello prima l'hanno fatto gli uomini, adesso il capogruppo lo fanno le donne, o il vice segretario deve essere un uomo o una donna. Mi sembra appunto parlare di bandierine, no? Per dirlo un po' alla Zingaretti, rispetto al tema vero. Cioè, se avesse proposto delle misure per favorire l'occupazione femminile, allora sarebbero state, come dire, più apprezzabili, secondo me, lo deve fare una carica, la deve fare una donna perché è una donna, perché non siamo il partito di Orban. Comunque, nell'interesse della nazione, gli faccio i migliori auguri di buon lavoro, no? Naturalmente, così come insomma gliel'ha fatto anche Matteo Salvini, che poi è uno dei, diciamo, leader politici più antagonisti, insomma, del Partito Democratico, quindi insomma giusto che venga fatto a 360 gradi. Prima di salutarci, Paolo, due battute anche su l'ultimo tuo editoriale sul Messaggero. Si torna a parlare di patto di stabilità e crescita per quanto riguarda l'Unione Europea. Oggi diciamo che è sempre attuale, forse oggi leggermente meno rispetto a prima, ma in realtà può tornare a esserlo sulla base di un asse Italia-Francia, quindi Roma-Parigi, proprio per riscrivere il patto di stabilità e crescita in base a un'intervista interessante che Bruno Le Maire, leader del Ministero dell'Economia francese, ha pubblicato proprio il Messaggero nei giorni scorsi. Un'occasione di rinascita, scrivi Paolo. È un'occasione di rinascita perché il mondo è decisamente cambiato rispetto a quando il patto è stato introdotto nel 97, ma senza andare troppo indietro anche rispetto alla crisi del 2012, quando è stato riformato per l'ultima volta. Io ho seguito, per scrivere, no, l'articolo sul condono, ho seguito la conferenza stampa di Draghi, la presentazione del decreto, e in realtà anche lui tira fuori di nuovo Poi sollecitato una domanda, anche lui tira fuori di nuovo la questione del patto, dicendo non è questo qua il momento di pensare al deficit, questo qua è il momento di dare i soldi alle persone. Sì. Facendo però, come dire, capire che prima o poi bisogna tornare a pensare a come trattare questo deficit. Saremo in un mondo in cui i debiti pubblici saranno enormemente più elevati di quelli che erano 13 mesi fa, quindi questa attenzione, come dire, giusta, ma troppo forse contabile sul deficit, forse potrebbe essere, come dire, cambiata. Quello che è importante è dare una prospettiva di crescita, anche perché il debito in sé non è un male. Il male è il fatto di avere tanti interessi da pagare su questo debito e soldi che non possono essere utilizzati per favorire la crescita. Quindi bisognerebbe forse favorire di più alcune tipologie di spesa all'interno del patto invece che concentrarsi su un indicatore sintetico come quello del deficit. E la faccio breve, secondo me bisognerebbe tornare a pensare, non è un argomento nuovo, ma a questa famosa golden rule per favorire gli investimenti, quindi qualcosa del tipo: gli investimenti vengono tolti totalmente dal calcolo del deficit, oppure
Questa è l'idea che lancio all'interno di quell'editoriale, visto che per ottenere i soldi del Recovery Fund bisognerà soddisfare una serie di criteri, diciamo, più qualitativi che quantitativi. Comunque saranno valutati i Recovery Fund, i piani nazionali di ripresa e resilienza dalla Commissione secondo dei certi criteri. Allora, perché non utilizzare gli stessi criteri per valutare gli investimenti che potranno rimanere fuori in futuro dal patto di stabilità? Chiaramente bisogna lavorare su questi criteri perché dovranno essere i più oggettivi, nel senso statistici, possibile, per una questione di trasparenza, naturalmente. Però secondo me questa potrebbe essere la strada, ecco, meno attenzione al deficit e più attenzione invece al valore degli investimenti, ciò che determina davvero la crescita. Chiaro, e ovviamente insomma seguiremo inevitabilmente anche l'evoluzione di questo possibile, insomma, diciamo di questa possibile alleanza, di questo asse di cui appunto parla Paolo Balduzzi su Il Messaggero nel corso del nel fine settimana, ecco, nel fine settimana è uscito questo approfondimento. Paolo Balduzzi, che è anche insomma, professore universitario dell'Università della Cattolica di Milano e appunto membro della Voce.info, da cui abbiamo estrapolato insomma l'approfondimento sulla questione condono all'interno dell'ultimo decreto, uno delle prime, insomma, dei primi lavori da parte del governo. Paolo Balduzzi, grazie per essere stato qui con noi, grazie per i tuoi approfondimenti. Ci sentiamo presto, buon lavoro. Grazie, grazie anche a voi.